dico femminismo, a moltissimi di voi verranno in mente le solite immagini, più che altro sempre le stesse immagini, ma vediamo se è davvero così. Sicuramente maschilismo e femminismo sono due termini che si somigliano tantissimo e a molti sembrerebbero che entrambi siano per l'appunto due facce della stessa medaglia e che quindi molti sono convinti che come il maschilismo preveda che l'uomo sia superiore alla donna, così il femminismo sia il suo contrario, ovvero che la donna è superiore all'uomo. Dizionario alla mano. Possiamo vedere che mentre il maschilismo è quella forma di sessismo che prevede che l'uomo sia superiore alla donna, per il femminismo si intende un atteggiamento da parte di un individuo che prevede e che vuole la parità sociale, politica ed economica di entrambi i sessi. Quindi, mentre il maschilismo è una forma per l'appunto di prevaricazione che prevede che l'uomo sia superiore alla donna, il femminismo non lo è. E perché allora il femminismo porta dietro di sé una serie infinita di stereotipi abbastanza universali? Forse perché il femminismo, per l'appunto, il nome non è un genere neutro. Molti avrebbero preferito egualitarismo oppure simili, ma nel corso della storia il femminismo ha risposto a queste domande, a queste, per l'appunto, a questi interrogativi. Perché se noi ci pensiamo bene, e poi lo affronteremo nelle prossime puntate, le varie ondate del femminismo, gli uomini che oggi nella nostra società sono quelli più discriminati sono coloro che hanno atteggiamenti tipicamente femminili. E quindi quello che possiamo dedurre è che non è per l'appunto il femminismo ad essere sbagliato, a essere giudicato sbagliato è il femminile. E per questo la storia ci insegna che il femminismo prende proprio il nome da questo concetto, dal fatto che le donne debbano sentirsi giudicate male e soprattutto sbagliate. Quindi l'obiettivo del femminismo è quello di eliminare ogni forma di discriminazione di genere sia per le donne che per gli uomini. Nelle prossime puntate affronteremo le varie ondate del femminismo che si è anche molto modificato e se volete sapere di più di questi temi, allora dovete seguirci ogni mercoledì sulla nostra rubrica Free Woman, la libertà per l'appunto delle donne, la volontà delle donne di poter alzare tutte insieme la voce. E seguiteci anche sul nostro canale Instagram. E allora, creiamo cultura insieme?